Scegliere la scuola di recitazione è davvero molto importante, soprattutto perché ha un valore curricolare. Se devo guardare il curriculum di un attore che ha frequentato solo workshop e corsi e lo paragono con qualcun altro che invece ha frequentato una vera e propria accademia di 2 o 3 anni, ovvio che la mia attenzione viene catturata di più da chi ha frequentato un'accademia. Perché? Innanzitutto sono molte le persone che si decretano, si autodecretano attori perché vanno a fare qualche comparsata, frequentano una volta ogni tanto qualche workshop. Nulla a togliere ai workshop, eh? Comunque vanno fatti per tenere in allenamento la propria preparazione, ma non dovete fondare, il vostro essere attori esclusivamente a questo. Un'accademia è un percorso totalizzante che nel tempo vi abitua proprio ad entrare in un'ottica, l'ottica dell'attore. Ed è per questo che so, ed è comprovato, che chi viene a fare dei provini e ha frequentato almeno un'accademia sa che cosa si aspetta nell'essere diretto. In poche parole, noi casting director dal vostro curriculum guardiamo anche la formazione e quindi è davvero molto importante scegliere bene dove andare a studiare e soprattutto studiare. Come si fa per qualsiasi lavoro nella vita, anche fare l'attore è un mestiere, non è un hobby, quindi bisogna imparare a farlo. Le accademie che danno più importanza al vostro curriculum sono ovviamente quelle che esistono da tanto tanto tempo, quelle classiche. Sono quelle accademie che non tramonteranno mai, che insegnano le basi, le fondamenta proprio per poter imparare bene ad essere attori. Tra i grandi nomi che ovviamente spiccano, c'è la Silvio D'Amico, c'è la Paolo Grassi, il Centro Sperimentale, il Piccolo, lo Stabile di Genova e poi ce ne tante altre, però sicuramente guardate da quanto tempo esistono, chi hanno formato, come sono sviluppati i loro corsi e anche se ci sono dei corsi di recitazione teatrale, questa cosa vi mette sempre molta ansia perché tutti voi volete recitare solo ed esclusivamente per la macchina da presa, per la telecamera, per il cinema, per la televisione. Se non avete una base teatrale, fidatevi che poi è un percorso molto più difficile. È vero, il teatro non c'entra molto con il cinema, ma tutto ciò che si racconta attraverso il corpo, attraverso la voce, una volta poi che dovete raccontare attraverso un mezzo, quindi la macchina da presa, tutto quello che avete imparato per il teatro salta fuori e vi dà molta più forza e spessore rispetto a chi non ha fatto nulla per il teatro. Poi è anche vero che tante cose vanno cancellate perché si dice sempre il teatro è troppo, è troppo, è troppo per la macchina. È vero. Ma si fa un passo alla volta. Non mettetevi quindi ansia nel dire no, io teatro proprio non lo voglio fare. Fa parte di un percorso e si fa a piccoli passi e soprattutto avendo molta, molta pazienza. Un'altra cosa a cui dovete fare molta attenzione sono le ammissioni. Considerate che le scuole meno serie, quelle meno professionali, prendono chiunque. Quindi non ci sono dei provini da passare, non ci sono delle selezioni, chiunque arrivi è benvoluto, perché comunque va a rimpinguare le casse. Visto che di casse non si parla, ma si parla del vostro futuro, della vostra formazione, considerate bene anche questo. L'importante comunque è che voi vi prepariate bene, perché l'attore autodidatta non esiste.